Dall'altra parte abbiamo collaborato con sempre per le associazioni, le iniziative che sono simili a quella che abbiamo portato avanti noi, con la Altis della Cattolica. Altis della Cattolica, che è una sezione tecnologica, e anzi inviterei a dire due parole, prego, Mizzari, così ci dice del progetto Global Social Value Competition, prego, e quindi del fatto che abbiamo lavorato anche con loro affiancati. Prego. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio anche a nome del professor Molteni, che è il direttore di Altis, che è l'altra scuola, impresa e società dell'Università Cattolica, il Lions Club Milano, per l'opportunità di partecipare a questa manifestazione che si sposa bene, direi, con quella che è la mission della nostra altra scuola. La mission che è quella di favorire lo sviluppo di una cultura di impresa e di una imprenditorialità socialmente orientata. Quindi una cultura e un'imprenditorialità, cioè in cui l'attenzione ai bisogni sociali e ambientali e ai problemi sociali e ambientali che caratterizzano i nostri giorni non è semplicemente un qualcosa di a latere della strategia di impresa, ma è incorporato nella strategia stessa e ne costituisce il core business. E quindi sicuramente il premio Lifeability rientra perfettamente in questo nostro modo di vedere le cose. E poi c'è stata anche una felice coincidenza temporale quest'anno, perché c'è stata una sorta di passaggio del testimone tra il Lifeability Award e la Global Social Venture Competition, che è la competizione che noi organizziamo ormai da 4 anni per quanto riguarda la fase italiana e che è una business plan competition a livello mondiale gestita dalla Haas School of Berkeley, che è volta a premiare per l'appunto le idee innovative di impresa, quindi idee di impresa o start-up, imprese appena costituite, che hanno una forte attenzione alla risoluzione di problemi sociali o ambientali. Il dottor Taranto ha partecipato a gennaio alla giuria della nostra terza edizione, poi è partito il Lifeability Award e adesso che si conclude questo premio sta ripartendo la nostra quarta edizione, la stiamo progettando. Ancora la quarta edizione vedrà la partecipazione, speriamo, di un buon numero di idee. Le iscrizioni si chiuderanno attorno a ottobre, poi ci sarà a gennaio 2012 la fase finale. Quindi l'auspicio è evidentemente che questa collaborazione tra noi e i Lions continui e concludo con l'augurio a tutti i partecipanti al premio Lifeability di vedere realizzate le loro idee. E se ne ricorrono le condizioni, l'invito a iscriversi al nostro premio, tra poco partiranno le application, e l'augurio è quello di vederli a gennaio, magari premiarli e chissà, poi sognare non costa niente, magari di accompagnarli anche a Berkeley a ricevere il premio per la migliore idea a livello mondiale. Grazie. A lei.